caro Rettore, cari amici della comunità accademica, cari ospiti, è un'occasione importante per fare qualche riflessione sul Sud in relazione al piano nazionale di ripresa del nostro Paese. Vorrei partire da un presupposto che non è molto chiaro a livello nazionale. L'Italia ha avuto 209 miliardi non per un atto di generosità dell'Europa, ha avuto 209 miliardi per perseguire un obiettivo di riequilibrio territoriale, dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista sociale, dal punto di vista di genere. Queste risorse sono arrivate per perseguire fondamentalmente questi obiettivi. Cominciamo a sottolineare questo dato di partenza. Queste risorse devono servire a recuperare il divario nord-sud, a recuperare un divario sociale. Abbiamo un 20% di forze lavorative attive occupate in meno rispetto al nord, e il divario di genere, che diventa drammaticamente pesante, soprattutto in occasione di questa crisi pandemica. Secondo, vorrei che fosse più chiaro di quanto non sia nel dibattito pubblico nel nostro Paese l'interesse comune che c'è alla crescita del Nord e del Sud. Ed è tutto evidente che noi dobbiamo sostenere, implementare i punti di forza dell'apparato produttivo del nostro Paese, i punti avanzati dell'apparato industriale. Il problema del Sud non è un problema di solidarietà, è un problema di interesse reciproco. Dovremmo spiegare meglio a tanti nostri interlocutori del Nord questo dato. Primo, perché il Sud è un mercato importante anche per l'impresa del Nord. 70% delle produzioni che vengono consumate qui, delle merci consumate qui, proviene dal Nord. Secondo, perché il Sud può essere una grande piattaforma logistica che proietta l'Italia e il suo apparato produttivo verso altri continenti, dall'Africa a quello medio orientale. E terzo, perché sul piano politico, se l'Italia si riduce ad essere una Baviera un po' più grande o un Île-de-France più grande, non conteremo più nulla in Europa. Contiamo perché siamo un paese fondatore, perché siamo un grande paese. E dunque abbiamo interesse a crescere insieme. Poi ovviamente c'è un problema storico ideale. Ricordo sempre in questi giorni quello che ha fatto la Germania di fronte al crollo della Germania orientale, al crollo del muro. La classe dirigente tedesca ha deciso di unificare il paese, ha avuto la forza politica, ideale, organizzativa per quasi risolvere il problema nell'arco di un ventennio. Noi siamo da 150 anni a discutere di nord e di sud. È diventato perfino imbarazzante. E mentre fino a qualche anno fa la struttura ideale nelle grandi forze politiche e sindacali non poteva prescindere da una ispirazione meridionalista, oggi questa spinta ideale è sostanzialmente perduta. Allora vorrei che cogliessimo l'occasione che ci offre il PNR per riprendere in termini moderni, non di lamentazione, non di rivendicazione, ma di comune interesse dell'Italia a unire il Paese e a unirlo rendendolo forte, tecnologicamente avanzato e in grado di reggere la competizione mondiale in maniera non drogata, ma per la forza che abbiamo del nostro apparato produttivo, del sistema di ricerca. Da questo punto di vista ovviamente le nostre università giocano un ruolo chiave e mi permetto di dire
le nostre università meridionali, che sono un nostro patrimonio. Abbiamo ovviamente realtà straordinarie a Milano, a Torino, a Bologna, per l'amor di Dio. Ma se c'è un elemento di ricchezza che abbiamo qui nel Sud, è in primo luogo il patrimonio umano, l'elemento di creatività di cui sono portatori tanti nostri giovani, che poi vengono chiamati magari in altri paesi del mondo a esercitare funzioni e ruoli dirigenti, ma in Italia no. Le università del Sud sono un grande patrimonio. Ovviamente mi è capitato di parlare anche di recente con qualche rettore, noi scontiamo anche rispetto al sistema universitario la maledizione della spesa storica. Dovremmo affrontare con realismo, ma anche con onestà intellettuale, questo tema. La spesa storica significa che chi è più avanti continua ad andare avanti, chi è indietro continua ad arretrare, non è accettabile. Se noi decidiamo che anche per le università il cofinanziamento delle regioni contribuisce al plafond di risorse complessive destinate all'università, è chiaro che saremo sempre indietro. Allora, credo che sia un'occasione per riflettere anche sulla organizzazione del sistema universitario. E badi, caro Ministro, che io sono fra quelli che ritengono indispensabile accettare la sfida dell'efficienza. Il Sud lamentoso, piagnone e inefficiente deve morire, e prima muore meglio è. Il Sud merita di essere difeso e tutelato nei suoi diritti. In primo luogo, se si presenta come il Sud della produttività, del rigore amministrativo, dell'efficienza, dell'organizzazione. La sfida vale per tutti quanti e quindi anche per noi. Ora, noi abbiamo risorse imponenti nell'ambito del PNR, credo 6 miliardi, non abbiamo mai avuto tante risorse. Ovviamente, se pensiamo magari all'Università di Pechino, vediamo che da sola magari ha le stesse risorse che abbiamo noi complessivamente. Capiamo che ci dobbiamo confrontare ormai con una dimensione dei problemi che è sconvolgente, inimmaginabile fino a qualche anno fa. Siamo un paese che ha perduto una serie di occasioni storiche. Siamo il paese che non ha, per esempio, oggi nessun player mondiale nel campo dell'industria, della ricerca. Abbiamo perduto la sfida e l'occasione della chimica, quella dell'elettronica, queste sfide sono perdute, non c'è niente da fare. Ma abbiamo ancora delle carte da giocare. Noi qui stiamo lavorando su alcuni elementi, come dire, di grande tradizione, anche di grande forza sul piano della ricerca e della storia accademica, della storia culturale dei nostri territori. Questo è il territorio, Napoli in modo particolare, della scienza ingegneristica, dell'aerospazio. Abbiamo qui un'eccellenza che vorremmo potenziare e valorizzare. Stiamo cercando di impegnare risorse anche regionali e europee sull'aerospazio, sull'automotive, ricerca e produzione. Abbiamo alcune produzioni qui di eccellenza che riguardano in particolare il carbonio, che non vengono neanche conosciute nel resto d'Italia, ma noi produciamo componenti di carbonio per la Porsche, per Mercedes, per tanti produttori a livello mondiale. Abbiamo qui queste fabbriche. L'agroalimentare è una nostra eccellenza. Sul biotecnologico possiamo fare delle cose importanti. Io chiederei al governo di tenere conto di queste nostre eccellenze, di potenziarle. Può essere uno degli assi per recuperare il divario nord-sud. Ci siamo candidati e attendiamo di comprendere un po' come andiamo avanti. Per Agritech, un grande centro di ricerca sull'agroalimentare da realizzare nell'ex manifattura qui a Napoli. Speriamo che ci arriviamo, non fate scherzi.
Ma è una delle cose alle quali noi puntiamo, perché è legato questo punto di ricerca, questo hub, se vogliamo ragionare in questi termini, ho visto che si sta ragionando su hub e spook, ma questo può essere un hub, se non lo facciamo qui, la ricerca sull'agroalimentare in tutti i suoi aspetti, dalla genetica alla ricerca sui materiali per la conservazione dei prodotti, alle catene del freddo e quant'altro, dove la facciamo questa ricerca? E se non destiniamo questa linea di ricerca al sud, che cosa dobbiamo destinare al sud? Dunque noi stiamo lavorando su questi assi che rinviano a delle eccellenze storiche che abbiamo nei nostri territori. Devo esprimere una preoccupazione. La logica dei bandi può essere micidiale per il sud. Bisogna fare attenzione, non è detto, ma bisogna fare attenzione. Intanto devo rilevare che per quanto riguarda Industria 4.0, gli incentivi finanziari che arrivano all'apparato industriale del nord sono enormemente maggiori rispetto a quello che arriva al sud. Non solo perché abbiamo una preesistenza industriale più bassa, ma perché mentre in quel caso gli incentivi durano nel tempo, quello che è previsto per esempio per le aree ZES è a breve, non va bene. Le aree ZES sono ancora ferme al palo e per quello che mi è dato di comprendere rimarranno ferme al palo, perché l'idea organizzativa che sottende queste ZES non credo che possa funzionare, ma si può veramente immaginare che un commissario nominato dall'alto senza una struttura tecnica di supporto possa fare che cosa? Mi pare improbabile che faccia cose interessanti. Questa per esempio è una materia che andrebbe delegata alle regioni. Se non fanno questo raccordo nei territori fra aree portuali e diverse istituzioni che insistono nei territori, chi dovrebbe farlo questo lavoro di raccordo e con quale autorevolezza? Dunque attenzione alla logica dei bandi. Il dato che è stato rilanciato parecchie volte, il 40% di risorse al sud, è molto aleatorio, diciamolo così. Se vogliamo ragionare alla tedesca avremmo bisogno non del 40 ma del 60% di risorse vere se vogliamo recuperare il divario nord-sud. Ovviamente non bastano i soldi, poi ci vuole la qualità degli investimenti e la qualità dei progetti. Puoi anche avere fiumi di soldi ma che poi non servono a niente perché non cambiano né la struttura produttiva né la qualità delle produzioni che metti in campo. Un'ultima considerazione e un'ultima preoccupazione. Leggevo stamattina un Sole 24 Ore che il 91% degli impianti eolici progettati in Italia attende da 5 anni i pareri, le autorizzazioni. 5 anni. Ora, noi dobbiamo sapere che il cancro di questo paese è la palude burocratico-amministrativa giudiziaria che spegne qualunque entusiasmo, qualunque spinta creativa, qualunque volontà di investimento. Devo anche rilevare che i decreti attuativi, anche per le decisioni già prese, non ci sono. Vi faccio qualche esempio, noi abbiamo risorse importanti sul piano delle infrastrutture. Obiettivamente abbiamo risorse importanti come Regione Campania. Ora, queste risorse ci sono stanziate, dopodiché noi dobbiamo fare delle gare, ma se non viene deciso dai decreti attuativi in che misura possiamo anticipare risorse alle imprese che si aggiudicano le gare, non possiamo anticipare nulla. Chi paga gli stati d'avanzamento quando vanno avanti le opere? Sono rendicontabili le spese per gli espropri. Per quanto riguarda il personale tecnico da assumere, chi paga?
C'è ancora una confusione fra soggetto destinatario delle risorse e soggetto attuatore. Sembrano dettagli, ma sono cose che in questo momento tengono bloccata l'operatività dei soggetti. Se non sappiamo quali spese sono rendicontabili e ammesse poi al rimborso, è evidente che non si muove nessuno. E siccome continuiamo ad avere in Italia questo autentico obbrobrio che è la figura di reato dell'abuso in atto d'ufficio, indegna di un paese civile, è del tutto evidente che nessuno deciderà nulla se non sarà chiarito tutto. Nessuno si assumerà responsabilità. Io mi preoccupo perché il 2026 è dietro l'angolo. E se permane questo elemento di non chiarezza, di confusione operativa, è chiaro che noi corriamo veramente dei rischi. Allora, abbiamo un'opportunità straordinaria. Credo che non tutti in Italia abbiano chiaro, ha scritto cose interessanti Fabbrini, sempre credo meglio del suo 24 ore, ha chiarito bene il sistema di vincoli a cui è legato questo enorme stanziamento di fondi europei. La sensazione che si ha è che noi consideriamo ormai acquisiti i 209 miliardi, non è così, perché sono vincolati ad una cronologia per quanto riguarda l'operatività, ma anche a un programma di riforme sostanziali senza le quali queste risorse non arriveranno. E si ha quasi la sensazione che qualcuno in Europa abbia già calcolato questo deficit di efficienza dell'Italia, già pensando che fra 3-4 anni quei soldi che sulla carta ci hanno dato se ne riprenderanno con l'altra mano. Dobbiamo stare attenti e spiegare a tutti che queste risorse arrivano, se arrivano le riforme e se prosciughiamo la palude burocratica di questo paese e se le cose che decidiamo le realizziamo in tempi umani. Non in tempi che a volte, mi perdoni, penso più ad alcuni ministeri che ho conosciuto direttamente, alcuni ministeri nei quali il tempo viene misurato non in mesi e anni, ma in ere geologiche. Penso al Ministero dell'Ambiente, Amsitting Universe, e qui per avere un parere per fare un dragaggio in un'area portuale ci mettiamo 2 anni. E alla fine dei 2 anni abbiamo magari un parere di questo tipo: la sabbia è pulita, la potete riversare, però a 25 miglia dalla costa, però attenti che la superficie del mare non si alzi di più di 5 centimetri, non sapendo nessuno chi mai andrà a misurare i 5 centimetri nel corso dei millenni. Se vogliamo fare la competizione con la Sud Corea, con la Cina Popolare in queste condizioni, facciamo meglio a riposarci un po' tutti quanti. Va bene, caro Ministro, noi cogliamo questa occasione come un momento importante di confronto. Mi sono permesso di segnalarle qualche preoccupazione che abbiamo, di sollecitarle un'attenzione vera per il Sud, partendo dalla consapevolezza che abbiamo un interesse profondo a crescere insieme. Non abbiamo bisogno di assistenza e di atti caritatevoli, abbiamo bisogno di lavoro, di sviluppo, di crescita vera, cioè in grado di reggere la competizione mondiale. Mi auguro ovviamente che le vicende della politica politicante, che vedo riaffacciarsi prepotentemente sulla scena, non ci facciano perdere questa occasione, credo unica. Non avremo, credo, prove d'appello. Veramente ci giochiamo il futuro del nostro paese e, per quello che ci riguarda, delle giovani generazioni del Mezzogiorno d'Italia. Grazie.